Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, buona domenica, come state? Spero bene. Dunque, questo è un video barra vlog chiacchiericcio. Dunque, allora, questo video è un po' improvvisato perché praticamente non avevo idea di cosa tirare fuori di argomenti, quindi penso che oggi sarà un video così. Allora, dunque, oggi mi devo fare il letto. Abbiamo già lavato i piatti, io e mia nonna, ho spazzato e tra poco penso che mi truccherò. Quindi non lo so, vediamo se mi devo truccare o se... Vabbè, sono in pigiama, come potete ben vedere, non so se si vede, ma vedete che sono in pigiama, sì. Però vabbè, chi se ne frega, ragazze, alla fine mi diverto anche lo stesso così a truccarmi. Oddio, mi vedete un po' curiosa, un po' cioè, mi vedete un po'... No, non si vede, ragazze, non so perché... Non vedo perché... Aspettate un secondo che mi prelevo. Ok, forse così ci siamo, sì. Così ci siamo. Allora, se sentite campane non è fuori della finestra, ma è perché... Vabbè, a parte che tra poco sono le 11, anzi sono quasi le 11, credo, non ho idea. Non ho neanche l'altro telefono con me perché è poggiato sul mobile della televisione. E quindi niente. Quindi praticamente a breve comincerà la Santa Messa e quindi... Vabbè, sto ascoltando a sua immagine e nulla, volevo un po' chiacchierare un po' con voi, tutto lì. Cosa vi racconto di bello? Ho intenzione di fare tanti argomenti oggi, però penso che ne farò ben pochi perché magari non interessano tutti quelli che voglio dire. E quindi nulla. Preferisco dedicarmi al make up. Già. E niente, ragazze, io è tutto ok. Sto registrando con l'iPhone 7, ecco perché mi vedete tutta bella illuminata stile Barbara d'Urso, perché c'è anche la luce di su del lampadario, che non è come quella gialla che avevo prima, ma è una luce molto bella che consuma di meno, tra l'altro, e quindi mi vedete più chiara, più nitida, più pulita, almeno spero che sia così, perché il telefono da qua io lo vedo bello chiaro e nitido, poi non so come sarà quando vado a montare il video, boh, vabbè, e niente. Allora, stamattina ho preso un bel caffèuccio, proprio buono buono, sì, l'ho detto la Barbara d'Urso, un bel caffèuccio con della schiuma, ovvero con della panna montata, che è ovviamente la presa all'Eurospin. Non so se farvela vedere o meno adesso, aspettate un secondo che torno subito. Allora, eccomi qua. Questa è la panna con cui io mi faccio il caffè, ovvero con cui io mi... come si può dire? Preparo il caffè, sì. Questa è la panna che mi piace molto a me e adoro... bere il caffè, perché se non ho questa panna il caffè mi fa acidità di stomaco e quindi nulla, ho preferito prendere questa panna che non è male per niente, anzi è molto buona. Non vi dico grammi, tanto lo sapete, che già lo so che lo sapete, 250 grammi, vabbè, ve l'ho detto comunque perché magari qualcuno è interessata, 250 grammi e niente. Ora la metto a posto perché altrimenti se no così si guasta. Come latte prendo il Parmalat, vi dicevo, come latte prendo il Parmalat ed è molto buono e lo digerisco più dell'Arbore, è vero, l'Arbore è buono, anche il granarolo
granarolo è buono, però preferisco il parmalat, sì, mille volte, 100.000 volte a quelli, due. No, granarolo per l'amor di Dio già è buono, però preferisco di più il parmalat, sì. E niente, questo è quanto. Poi, aspettate un secondo perché voglio abbassare un po', scusate un attimo. No, cosa lo sto facendo? Ok ragazzi, chiudo così, non lo posso abbassare perché altrimenti non sento niente. Sì, se avete sentito una brutta botta, vi ho dato la tavola, era il mio ginocchio, la mia gambetta, ma vabbè. Sempre quella che litiga con i mobili, io sono. Già. E nulla. Se mi vedete guardare di là è perché sto ascoltando la tele. Comunque niente. Adesso mi accingo a fare il letto. E niente. Ci vediamo dopo, dai. Vedete in che stato è il mio letto? Già. Va fatto. E lo facciamo assieme. Letto fatto, adesso niente, penso che mi, come dire, che mi, non veramente, che mi vado a truccare, non lo so, o continuo a parlare con voi, vediamo, perché io ho un caldo allucinante e oggi non sento ragioni per dovermi truccare e quindi non lo so, vediamo. Tanto qua mi devo prendere il bastone del selfie, non ho voglia di prendere il telefono con le mani perché ho paura che mi cade sempre, quindi vediamo un po', un attimo. Eccomi qua, allora, ora mi porto di là. E niente, praticamente, sì, lo so. Vedete, tutti i sportelli aperti che io ovviamente non sopporto. Ecco qua, tutto a posto ora, tutto bello chiuso, sigillato, cioè sigillato per modo di dire, perché, ma perché per niente, vabbè, sto parlando, scusatemi, ma questo è il mio modo di propormi qua su YouTube, niente. Ragazze, ora mi sa che vi mostro qualche cosa che è nel mio bagno, cioè sarebbe nel nostro bagno, mio e di mia nonna, i prodotti che utilizzo, perché non so come farveli vedere sinceramente, non ho idea proprio. Aspettate un secondo, ragazze mie, mi porto in bagno. Allora, eccoci qua. No, questa luce veramente fa pietà. Perché fa veramente pietà. Allora, sto cercando di... aspettate un secondo. Allora, qua siete nel mio bagno e vabbè, vi devo dire cosa ho in mente di farvi vedere. Allora, i prodotti che utilizzo sono abitualmente questa qui, questa della Vichy che utilizzo al mattino per struccarmi anche per deteggere il viso. E poi come crema, secondo step, il tonico ormai l'ho spollognato perché lo utilizzo poco o niente, ma ovviamente utilizzo sempre questa. A volte me la metto, a volte no, però di solito non me la faccio mai mancare, soprattutto quando voglio una pelle bella liscia e compatta ed elastica soprattutto. Utilizzo questa, che è molto buona, ha una formazione fantastica, che ve lo dico a fare. Molto buona e poi una texture bella bella morbida e liscia, vedete, questa è la texture.
non ve la metto sulla mano, sul palmo della mano, ma tanto credo che abbiate capito benissimo di che cosa sto parlando. Di questa crema della Vichy. Vedete? Già, Vichy. Poi. Mentre per i capelli, già ve l'ho detto, ma che ve lo dico a fare, sto utilizzando sempre questa maschera qui. L'altra ce l'ho in doccia, ma lo sapete qual è. Quello al pistacchio, Fructis Hydra Ricci, e poi questa qua, alla di Garnier Ultra Dolce Maschera Riparatrice Intensa, Linfa d'Acero, Olio di Mandorle, questa qua, la sto leggendo qua sulla confezione. E questa qui mi piace veramente molto, la Nutre, che ve lo dico, ma questa è la texture, come si presenta così. Sì, lo so, c'è un capello, ma ragazzi, la uso in doccia, ovvio che capello, ogni tanto ci entra qualche capello dentro. Poi, non mi faccio mai mancare quando mi voglio proprio coccolare alquanto, non mi faccio mai mancare Bottega Verde, ovvero questa crema che mia madrina di Cresima mi aveva regalato, un latte corpo con estratto di vaniglia e body lotion, una lozione corpo sarebbe, che non utilizzo non tanto solo per le gambe, ma bensì per i piedi, per non puzzare i piedi, perché io purtroppo, ahimè, ho una sudorazione che fa veramente pena, lo so, non si dovrebbe dire, ma è la verità. Quindi, siccome che i piedi non sono piedi di fata, in qualche modo li devi profumare, perché se no non sono veramente, per carità, lasciamo perdere. Vabbè, lo so che non che tutti i piedi degli altri, vabbè, lasciamo perdere questo argomento che non è simpatico, però è così. Io parlo dei miei piedi, i miei piedi non è che profumano tantissimo, ma non puzzano così tanto come penso io, però mi piace darmi una coccolata ai piedi, avere i piedi belli profumati. E questa è la crema che utilizzo io di solito quando mi voglio coccolare. Ce n'è 150 ml, vedete qui, non si vedrà mai, ma ve lo dico io, 150 ml, no, se lo metto davanti, no, ok, l'ho allontanato un po', 150 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, allora, la formazione è fantastica. Buona, vabbè, adesso la texture è gialla, la crema è gialla, è un po' usata, ma perché la sto usando tantissimo, non sempre, ogni tanto la uso. Poi vi ribadisco questo tonico qui, che appunto ho accantonato perché non ci trovo bene, mi fa veramente bruciare come non so cosa la pelle e non la utilizzo, me la screpola, me la crepa, me la secca, quindi no a questo tonico di dove? Dall'Eurospin, ragazze, non mi piace, non la uso perché non mi fa impazzire. Anche la comicellare, per carità, no, molti dicono sì è buona, ma sì cosa, ragazze, a me fa seccare. Poi vabbè, ogni parere è soggettivo, ovviamente. Mineral Water 89, questo booster, anche questo Vichy buono, top, mi sta piacendo davvero tanto ed è stra buono. Questo ha una texture che ve lo dico a fare, questo sì che ve lo metto, questo è molto buono e ha una texture meravigliosa, vedete? Sì, come devo dire, sì, non mi viene in mente adesso. Vabbè, avete... già ci siamo capiti, si asciuga rapidamente ed è stra buona, molto buona. Sì, adesso l'ho messa così per farvelo vedere che si asciuga veramente molto rapidamente ed è stra ottima. Poi, come detergente per lavare il viso e risciacquarlo ogni tanto, perché questo qua, anche questo mi piace, ma non è al 100% perché non mi fa impazzire, devo dire la verità, questo detergente mi pizzica un po' ai lati del naso e tiglio e malva, vabbè, la malva è ok, ma il tiglio, per carità di Dio, purificante clinicamente ho fatto oftalmologicamente testato, quindi no, non ci siamo. Idratante anche per pelli secche e sensibili, no,
non ci credo a questa cosa, perché a me la pelle me la sensibilizza ancora di più, quindi non ci siamo, non mi piace, e quindi un po' è un nì questo. Quindi credo che lo userò più per i pennelli, per lavare i pennelli, anziché utilizzare il sapone mani, utilizzo questo, questo qua, che va benissimo. Basta ragazzi, questo ce n'è 500 ml di prodotto, vedete? Si vede qualcosa? Sì che si vede, ok. E nulla, e come crema corpo invece sto utilizzando questa. Questa qui è Nivea all'avocado, 350 ml. Questa è una confezione riciclabile per pelli secca, crema corpo all'avocado. Quindi mi sta piacendo davvero tanto. Sì, lo so, è vero. Voi la vedete ancora che la sto consumando per metà, ma piano piano ci sto arrivando a finirla tutta. Questa è un po' di... non si vede qui. Vabbè, non importa. Comunque molto buona. No, non si vede ragazzi il pavo, non so perché. Vabbè, comunque profumazione è fantastica, delicata e non mi pizzica come certe creme che ho utilizzato in passato. Altra cosa dirvi, come deodorante utilizzo sempre questo che mi sta piacendo, Go Fresh Dove, che mi sta piacendo da matti, è molto buono. Ma a breve, quando finisco questo, utilizzerò l'altro. L'altro Dove che dà, che è, sa di Marsiglia, di saponetta, che è Marsiglia, di saponetta, è molto buono e mi fa persistere a lungo più di questo qua. Vabbè, questo è buono, però mi pizzica da morire le ascelle al momento della rasatura, dopo post rasatura rasoio questo è bocciato, non lo so perché. Mentre, scusate, mi guardo intanto che non arrivi nessuno, perché mi stavo prendendo un colpo, vabbè. Vi stavo dicendo che cosa? Ah, sì, che questo mi brucia la rasatura dopo che mi sono rasata le ascelle. Ma mentre il Dove in Marsiglia... ma che dico? Perché dico Marsiglia? Non lo so, vabbè. Comunque, vi dicevo, quello a stick, non roll-on, stick, dicevo, che vi ho fatto vedere nei prodotti finiti, mi piace tanto, mentre l'altro no, questo qua, il Dove, quello non so come farlo vedere qua, perché l'ho buttato, quello che ho finito, e ne ho uno in scorta, che adesso non so come farvi vedere, quindi lo vedrete al prossimo giro. Vabbè, ci siamo capiti, è uno che sa di profumo di saponetta, e mi piace, punto. È in bianco, col tappo blu, per quello che non ho come farvelo vedere. Ve lo potrei far vedere, ma mi tocca andare nell'altra stanza a stoppare. E a me non mi va. Ho già stoppato troppe volte. All'ultima, vi staccherò il video quando vi saluto. Bene, dai. Adesso io ho terminato la mia recensione. Altri invece prodotti che ho accantonato e mi sa che non fanno più, perché non scende più la crema, è questo di Aquilina, che ovviamente tempo sprecato utilizzare questa, perché mi tocca acistinarla, perché non fa, vabbè, no comment e nulla. Poi qua c'ho altri prodottini che non sto qui a dire, perché sennò il video diventa troppo lungo, e andiamo di là adesso. Allora qua chiudo perché non è il caso. E niente, eccoci qua ragazzi mie. Dunque cosa volevo dirvi? Ah sì, che camera mia non c'è più tutto quel disordine che c'era, c'è rimasto qualcosa da rimettere a posto, ma e tutto il resto è in ordine, non super ordine, perché la casa, come ho capito bene, va vissuta. Da cosa ho capito dalle mie esperienze passate del disordine che facevo quando ero adolescente, ma è normale ragazze, che ogni adolescente fa disordine in camera sua, ma vabbè. Comunque io adesso ormai ho passato la fase, l'era adolescenziale, non so se si dice così, ma è la verità. Sono passata alla fase adulta e è ovvio che non si fa più disordine,
Quindi, perché sì, ho 33 anni, quindi, e vai, che bello, finalmente è arrivata l'era di essere diventata, perché sono una donna, ragazzi, dai, starò parlando, ma è la verità, ragazze, e niente. Dunque, cosa vi devo dire? Buona domenica a tutte, di nuovo, e, che ne so, statemi bene. E noi ci si vede al prossimo video perché ho intenzione di fare un video tag. Ok? Faccio un bel video tag sulle palette e basta. A dopo. Mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella se vi interessa iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao, a presto, un bacio. Buona domenica e a dopo se faccio altri video. Zombie apocalypse.